Buongiorno amici, come vedete il paesaggio c'è, si è abbastanza innevato, ha nevicato per 2 giorni di fila, però le strade sono abbastanza libere. E alle mie spalle ci sono proprietari di macchine o di case, cercano di liberare le proprie macchine. E io sto andando a vedere un appartamento che non è molto distante da qui, quindi ci vado a piedi. E voglio cercare di portarvi con me e spiegarvi un po' come funziona la ricerca degli appartamenti. Ed erano anche 2 giorni che dovevo vedere il Monte Calanda, che è la montagna davanti a noi, la vetta infatti è ancora coperta, e fa caso vederlo tutto bianco. Anche se temo che mi ci dovrò abituare, oggi faccio il pomeriggio, quindi è bello potersi svegliare con calma, farsi la doccia, però poi devo lavorare dall'1 alle 10, quindi la giornata è andata. Ok, vediamo com'è questo appartamento. Ok, velocissimo. Per pulire la strada e il marciapiede hanno un piccolissimo spazzaneve che dietro sparge il sale. Quindi qui è mollo, ma ci si può camminare bene. Ok, allora, l'appartamento mi piace. È un appartamento tutto mattonato, è un appartamento grande, più grande di quanto credevo, perché la cucina non comprende, non fa parte della sala, ma è una stanzetta a parte, l'avete vista, no? Il bagno sembra rifatto, non è perlomeno dell'80, e ha un balcone che mi piace molto come cosa. Ci sono anche dei lati che non mi sono piaciuti tantissimo, però da qualche parte un compromesso bisogna prenderlo. Credo di mandare la richiesta, sì, perché una volta vista l'appartamento bisogna compilare questo modulo, se posso ve lo faccio vedere in dettaglio, dove ci si mette tutto, dove veramente vogliono sapere tutto quello che fai e che non fai. Una domanda che mi hanno fatto, per esempio, è stata quella se avevo fatto mai debiti, se fossi un cattivo pagatore. Però per il resto mi è piaciuto. Anche lui mi ha detto che gli ho fatto una buona impressione, questo vuol dire perché ho scoperto che l'agenzia è anche la proprietaria dell'immobile, quindi decide, dipende tutto da loro. Ovviamente loro con questi moduli possono selezionarsi i candidati e prendere quelli che secondo loro sono i migliori. L'appartamento è già disponibile, però io comunque gli ho detto per febbraio, lui mi ha detto perfetto, perché comunque devo terminare il contratto qui oppure dare un mese di preavviso, cosa che già non posso più fare perché siamo a dicembre, e quindi per febbraio. Il prezzo non è male, ora non ve lo dico, ve lo dico se lo prendo, se riesco a prendere l'appartamento. L'unica cosa è, come al solito, non è compreso il parcheggio, che è un punto dolente. Parcheggio esterno 65, che non è affatto male, e garage 120. Sappiate che non posso dire troppe cose, perché non voglio neanche far capire tramite i miei video dove vado a vivere, no? Non so, questa è una questione di privacy, anche una questione, ovviamente nei video non dico tutto quello che mi succede, tutto quello che faccio, però sono sicuro che è una cosa che capirete. Magari riesco a prendere questo appartamento, sarebbe una svolta, è anche vicino dall'ospedale, quindi posso andare all'ospedale anche a piedi. E vediamo, ho visto altri appartamenti, questo mi pare che sia il terzo. Avevano tutti un qualcosa che ho scartato. Uno non accettava animali. Io, ragazzi, so che non ho il cane con me, però se dovesse venire Lisa con Iago, io non è che voglio cambiare appartamento perché nell'appartamento non vogliono gli animali. Comunque è un appartamento mattonato, non è che Iago non ha mai fatto danni. Comunque vabbè, se avete delle domande, se avete delle curiosità, scrivetelo sotto nei commenti, io appena posso vi rispondo. Sono comunque contentissimo dei vostri commenti, perché semplicemente mi tenete compagnia. Se andate a guardare il video che ha fatto 70.000 visualizzazioni, ci sono 800 commenti, è quasi un lavoro rispondere ai commenti, però mi diverto tanto. Oddio, ci sono alcuni commenti che non ho potuto pubblicare, cioè che ho dovuto cancellare e bannare addirittura chi l'ha scritto, ma nella percentuale è veramente basso. Non a tutti si vede che sta bene quello che faccio o i video che faccio.
Ok, si è fatto tardi, andiamo al lavoro. E bisogna tenere presente che nella cifra, nella somma dell'affitto, è presente sia le spese del riscaldamento del condominio, della corrente e dell'acqua. Il giorno dopo, riguardando il video che ho girato all'interno dell'appartamento, mi è venuta in mente una domanda, un dubbio. Ho visto che c'è la lavastoviglie all'interno della cucina, ma non ho notato la lavatrice. Per un momento ho creduto, ho sperato, che fosse dietro la porta del bagno. Poi, riguardando il video, ho notato che da dietro la porta del bagno si entra nella doccia, quindi non è possibile. Ho mandato una mail all'agente immobiliare che, come temevo, mi ha risposto che le lavatrici si trovano nello scantinato ad uso comune. Questo è un po' un problema perché diventa quasi un lavoro, una faccenda fare il bucato. Ora, io non è che faccio tante lavatrici a settimana, il più delle volte non sono neanche piene, quindi una, massimo due, ma comunque diventa una faccenda perché il più delle volte c'è uno schema da rispettare, bisogna quasi prenotare la lavatrice. Io posso utilizzare la lavatrice un giorno a settimana, non lo so perché non ho chiesto nello specifico, però è possibile. Il più delle volte bisogna pagare per accendere le macchine. Quindi è un po' una scocciatura. So che è uso comune, so che è una cosa normale, ma diventa veramente una faccenda dover aspettare, che ne so, che termini il programma la lavatrice per poi andarla a prendere per liberarla per gli altri. Insomma, via, è un grosso compromesso. Ho fatto la domanda, ho chiesto se è possibile, se potevo comunque prendere una lavatrice privata per metterla in appartamento. Ci sono delle lavatrici anche piccole, io non ho bisogno di una lavatrice da 9 kg. Attendo la risposta. D'altro canto, per quello che voglio andare a spendere io, è difficile trovare l'appartamento perfetto. Dove c'è la lavatrice, magari non ci sono le finestre, ci sono solo le finestre a tetto. Ho visto un appartamento in quel modo. Insomma, c'è sempre un compromesso da prendere. Poi, da come mi avete scritto voi, sono tante le cose a cui fare caso, quindi è difficile che vada tutto bene, no? Comunque, vi tengo aggiornati e sperando che vada tutto per il meglio. Se vi è piaciuto questo video e volete vedere anche gli altri, iscrivetevi al canale e lasciatemi un pollice in su. Date un'occhiata anche al mio Instagram, dove vi tengo aggiornati con le storie e con i post e tutto quello che faccio durante la giornata. Vi ringrazio di cuore, a presto e ciao!